va scorrendo, va ronzando, e l'orecchia della gente si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, a stordire, a stordire, a stordire, fa gonfiar. Alla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, ora già di logo in logo, sembra il giorno la tempesta che nel sempre la cresta, ma fiscando pronto l'altro che ti fanno l'orgerà, poi la finta volta scoppia, si propaga, si raddoppia e produce l'esplosione. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, oltremodo temporale, oltremodo temporale, oltremodo generale che fa l'aria rimbombare, oltremodo temporale, oltremodo temporale, oltremodo generale che fa l'aria rimbombare. E il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte fa crepar. Il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Sotto il pubblico flagello per la sorte va a crepar. Sotto il pubblico flagello per la sorte va a crepar. Si va a crepar, si va a crepar, si va a crepar. Gregor Józsefet hallhatták. Mindössze 16-szor ment egyfolytában a bemutató után, ma mégis a szerző talán legismertebb és legelismertebb operettje. A Denevér Johann Strauss életművében meghatározó helyet foglal el, és ma már minden rangos zeneszínház repertoárján ott található. Ebből az örökzöld klasszikusból következik most Adél kupléja, aki énekli Székelyhídi Hajnalka.